Arriva la multisala Apollo Spaccaossa. Nella sua carriera sono stati tanti ruoli da cattivo, ma cosa significa interpretare uno Spaccaossa in questo ciclo dei vinti in cui sono tutti siciliani a raccontare le ombre della loro Sicilia? Allora, intanto questo è in assoluto il ruolo più cattivo che ho fatto, ma non lo dico per ridere, perché come mi diceva un amico tuo collega giornalista oggi al telefono, il film racconta la banalità del mare, completamente privo di una motivazione anche folle, come quella per esempio della mafia o del denaro, eccetera. Qui siamo al mare puro e anche se viene compiuto, diciamo, con un fine, è puro perché le persone che lo compiono sono completamente inconsapevoli. Quindi un mare proprio puro nella sua banalità, ma doloroso proprio perché è privo di una ragione. E tra l'altro il film non vuole lasciare nessun lieto fine, non c'è nessun pietismo, nessuna speranza e illusione, soltanto testimoniare questa verità asfissiante. Però è una verità. Secondo lei è possibile per la nostra terra un lieto fine? Ci sono altre verità in mezzo a queste ombre, anche una luce? Fare una domanda così a una persona di 60 anni è brutto, perché devi accettare che ti arrivi una risposta dura. La mia risposta è che io ho maturato non solo per esperienza personale, ma semplicemente per un ragionamento. Purtroppo la Sicilia è un'entità e le entità non si cambiano, non cambieranno mai. E quindi per spostarci su cose più leggere, il 26 ottobre è uscito Boris. Ecco, parliamo di cose simpatiche. Siccome è stato tanto atteso, voluto e poi accolto con grande affetto da parte del pubblico, com'è stato per lei questo ritorno dopo 12 anni? Una botta di fortuna. Noi eravamo molto preoccupati, ovviamente. Diciamo, inizialmente, non si, cioè, inizialmente, per 10 anni non si è neanche pensato di fare una quarta serie. Poi tanti fatti, anche purtroppo la morte di Mattia ha collaborato all'idea di farlo, per fare un omaggio a lui. E quando noi abbiamo letto Il Covione ci siamo tranquillizzati subito perché era bellissimo, ma finché non è uscito il timore era per tutti perché si rischiava di bruciare tutto quello che avevamo costruito. E invece per fortuna andava bene. Completamente, sì. E invece l'ultima domanda, dove la vedremo in futuro? Quali sono i progetti in cantiere? Allora, io ho finito adesso, in realtà non ho finito, ho fatto due film che non sono finiti. Uno con Edoardo Winsper e uno con Bruno Colella, che però poi finiremo ad aprile, tutti e due. Poi adesso sto facendo la mia solita partecipazione Bastardi di Vizio Falcone e poi ho fatto un piccolo ruolo, ma molto bello, in una serie di cui ora non posso dire niente perché non mi è consentito dalla produzione. Grazie.